BMW. Ah, Earth. Earth e BMW. Cuore. Earth. Earth. E quindi si dice, Earth, giusto Andrea? Earth. No, Earth e BMW. No, Earth e BMW. Scusate la mia ignoranza. E qui partiamo subito con Flavia. Flavia. Feudal Tuning. E siamo, ti ho visto, sono emozionato, non riesco a parlare. Ti ho incontrato al Tuning Show. Sì. Tuning Show di Roma, poi sono fatto di tachipirina perché sono un po' raffreddato, ma lontano da. Anch'io. Siamo uguali. Ok, quindi posso riavvicinarmi? Posso riavvicinarmi? Sì, siamo qui. Devo dire che ieri ho intervistato, lo dico un po' di narcisismo, ho intervistato Nina Moric. E devo dire che tu sei a quei livelli, insomma, anche di più, perché è tutta nature, no? Non esageriamo. Senti, è stato un bel evento il Tuning, no? Assolutamente sì. Assolutamente sì, abbiamo conosciuto loro, per di più è stato più che qualche, insomma, grandioso, veramente. E adesso c'è tra qualche giorno il Moto Days. Tu ci sarai? Siamo su, sempre con loro. Perché comunque le BMW. Ci siamo sposati a loro e quindi... Ti sei sposato? È andata bene, un bel partito. È un bel partito. Speriamo che non lo sa mia moglie, comunque... Ti sposavo pure tu. Sì, pure con lei. Censura, questo tagliamo. Quindi no, vabbè, parteciperemo anche noi come amici insieme a loro, naturalmente non con le macchine, perché comunque è il Moto Day, però insieme a Feudal, come a livello di amicizia, insomma, come questo evento di oggi. Perché comunque Feudal si occupa anche di moto, non soltanto di auto. Auto e moto, sì. Auto e moto. Ho visto anche il vostro sito, molto bello, molto grande, insomma, sì. Protagonisti. Siamo di stare ovunque, nel senso, tanto adesso il tuning è la cosa che ti differenzia un po', quindi per non avere una cosa uguale a tutti è l'unico modo per avere qualcosa di diverso. Le due gambe, mi permetti? Le due gambe le conoscono ormai bene. Facciamo vedere anche vabbè, gli stivali, anche facciamo vedere anche gli occhi, perché ha degli occhi verdi bellissimi. Grazie. Tu sei una proprietaria proprio, sì. del Feudal. Siamo il mio compagno e più che altro è per passione, da sempre, da una vita. Adesso arriva qui, mi passa sopra con la macchina. Dico che è stata qualche cosa. Lo scappo. Lo sapevo, assolutamente. Va bene. Sentiamo anche il socio, sì. Il socio. Ciao, sono Potito. Insieme ad Andrea abbiamo fondato questo club di amici, soprattutto trovandoci con degli eventi occasionali organizzati comunque abbastanza bene. Lo scopo è quello comunque di mettere insieme un po' di gente e di divertirci. Ci si incontra con gli amici del Feudal molto spesso e insomma andiamo avanti così. Andrea, allora, bella giornata, tu abiti a Guidonia, qui bel sole, siamo dove siamo? Ci troviamo al Bivio di Guidonia, località Tivoli, all'H24, chilometro 21 della via Tiburtina. Un bellissimo locale, dedito proprio alle moto e alle auto anche. Eh sì, da oggi in poi anche alle auto. Prego. Si è prestato bene, soprattutto con lo spettacolo, poi con quello che ha organizzato Andrea, è stata una cosa fantastica. È bello questo locale, tu in che zona vivi di Roma? Io abito all'Infernetto, dalle parti di Ostia. Quindi abbastanza. Oh, però è conosciuto, nell'ambito motociclistico è conosciutissimo. Nel senso, è l'area, con l'area si presta tantissimo a qualunque tipo di raduno e comunque l'estate adesso che si avvicina, insomma, sarà sicuramente sfruttato. Siamo sulla Tiburtina e quasi sotto Tivoli, no? Villa Adriana, una via di mezzo. Sì. E c'è un grande parcheggio. Sì, abbiamo avuto un grande parcheggio, infatti c'è stato lo spettacolo dello stuntman Franco Medici, che tra l'altro... Che l'ho perso, seduto, benissimo. Lo facciamo rifare? Volendo lo facciamo. Ho mangiato troppo, no? Fettuccine. No, glielo possiamo anche andare a chiedere. Dai, va bene, ci proviamo a riprendere. Grazie. Ok, stacca un attimo.